Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad una nuova video recensione. Oggi recensisco un libro che ho deciso di leggere proprio nel periodo di Halloween, e è Dracula di Bram Stoker, un romanzo scritto nel 1897, quindi nell'epoca vittoriana, e se non sbaglio è anche ambientato proprio il romanzo in sé nell'epoca vittoriana. Ed è praticamente l'opera più famosa al mondo per quanto riguarda i vampiri. È una lettura che assolutamente gli amanti di questa figura, che è quella del vampiro, gli amanti del dark, gotico, horror, non possono assolutamente lasciarsi sfuggire. E di cosa parla? Se c'è ancora qualcuno che non conosce la storia, potrebbe essere. Abbiamo il procuratore legale Jonathan Harker, che da Londra viene inviato in Transilvania a Castel Dracula per fare da intermediario, appunto, anche da informatore a questo conte Dracula, che ha intenzione di acquistare una proprietà a Londra. E quindi Jonathan Harker va lì nel castello per, appunto, informare Dracula su come si vive a Londra, su tutte le cose legali che possono essergli utili, sulla casa, eccetera, eccetera. Quello che però succede a Jonathan Harker è che scopre che comunque questa persona è molto strana. Questo Dracula, questo signore alto, magro, dal naso aquilino, anziano, è molto pallido, freddo, non mangia mai ed ha una forza notevole. E Jonathan, in questo castello, comincia man mano a sentirsi prigioniero e a capire, a scoprire varie stranezze che comunque lo spaventano molto, inerente appunto a questo conte e a tutto il castello. Jonathan Harker riuscirà poi a scappare da questo castello una volta che ha scoperto che appunto questo conte Dracula non è portatore di bene, non è una persona, ma è qualcosa di oscuro e malvagio. E poi, grazie all'aiuto della futura moglie, che poi diventa moglie, Mina, grazie anche ad altri personaggi che non vi spiego adesso bene come entreranno a far parte del gruppo, come il dottor Van Helsing, un signore piuttosto anziano ma che comunque conosce la storia dei vampiri, sa che tipo di creature sono ed è quello che aiuta tutti gli altri, guida gli altri nella caccia a questo vampiro. Altri personaggi come il dottor Seward, che è da nominare perché effettivamente la maggior parte dei suoi diari all'interno del libro sono i suoi, però non lo nomina quasi mai nessuno. E ci sono anche Arthur e Quincy, e insomma devono cercare, insomma, di catturare questo vampiro che ha già mietuto delle vittime, come la povera Lucy, amica di Mina, che è appunto la moglie di Jonathan Harker. E insomma, questo è un po' il succo, cioè non c'è proprio una trama complessa, cioè sono questo gruppo di persone che in nome del bene di Dio cercano di catturare e sterminare appunto il vampiro. Il libro è scritto sotto forma di diari, che non è proprio un genere che a me fa impazzire, però il romanzo è talmente scritto bene, davvero bello, che comunque ci passo tranquillamente sopra. Il romanzo è bello, soprattutto a chi piace questo genere un po' oscuro, fatto di atmosfere misteriose e tenebrose. Avrete paura effettivamente di questo vampiro, la cui presenza, pur non essendo fisica, in molti momenti del libro aleggia per tutto il racconto in maniera molto inquietante e ansiogena. La mia parte preferita è sicuramente la parte iniziale, appunto, dove Jonathan è prigioniero di Dracula, perché ha proprio le atmosfere, quelle atmosfere gotiche oscure che piacciono a me, dove abbiamo questo povero Jonathan, questo povero ragazzo umano, che effettivamente pian piano, quasi senza rendersene conto, diviene prigioniero di questo vampiro, che si comporta come un gentiluomo, ma effettivamente in realtà ha scopi molto malvagi e sa imporre il suo volere, e zitto zitto, insomma, lo rende prigioniero Jonathan Harker, e fa anche delle cose mostruose. E tutto questo gioco di sguardi, di silenzi, di cose non dette, del conte che si comporta sempre da gentiluomo, sempre gentile, però
effettivamente in realtà è molto crudele, queste atmosfere del castello in cui si svolge tutta la scena, questi mesi, perché alla fine lui viene tenuto lì diversi mesi, sono effettivamente la mia parte preferita, anche perché è l'unica parte, a parte un'altra, dove vediamo proprio agire il conte. Parlare, lo vediamo raccontare, proprio agire, relazionarsi con Jonathan ed è una cosa che a me piace molto. Per esempio, una cosa che a me dispiace del libro è che la presenza del vampiro di Dracula c'è sempre nella paura dei personaggi, però effettivamente lui compare all'inizio quando tiene prigioniero Jonathan Harker, che è tutta quella parte che a me piace tantissimo, compare. In un momento in cui si trova a soggiogare, a bere il sangue di Mina, la moglie di Jonathan, dove anche qui insomma, emerge la sua figura affascinante, la sua cattiveria, la sua malizia, e lo vediamo anche parlare, ma queste sono le uniche due scene dove lo vediamo muoversi e dialogare. E a me dispiace molto perché io avrei voluto vedere un Dracula più presente sotto forma di azioni e dialoghi, ecco, non soltanto per sentito dire o raccontare, o insomma, perché i personaggi comunque durante il racconto raccontano tutte le azioni che ha fatto il conte, si è diretto qui, ha fatto questo, ha spostato questo, però effettivamente avrei voluto vedere di più oltre a queste due situazioni in cui il conte interagiva, faceva cose e soprattutto che dialogava, perché effettivamente quando lo vediamo dialogare è una persona, è un essere estremamente affascinante, una figura malvagia, totalmente malvagia. Scordatevi i vampiri buoni che hanno un tormento interiore, è proprio cattivo, cioè lui è cattivo, è proprio come un animale, più cattivo di un animale, anche perché ha una mente intelligente, però totalmente crudele. C'è una parte effettivamente in cui lui dice che è stato capace di amare in passato, che lui ha amato in passato, però nel libro non c'è questa componente in lui, evidentemente era una componente di quando lui era umano. E questa è una differenza con il film. Non faccio proprio una recensione sul film perché dovrei rivederlo, l'ho visto tanto tempo fa, però mi ricordo che mi era piaciuto il film. E una cosa che aggiungono appunto nel film del 92, Dracula appunto di Bram Stoker, quello di Coppola, è proprio la storia d'amore con Mina, perché gli ricorda la donna che ha amato in passato. È bella questa componente, in effetti, e non si discosta neanche tanto dalla realtà, perché come vi ho detto, lui qui effettivamente in un dialogo dice che lui in passato è stato in grado di amare, ma è l'unica frase che dice rispetto a un sentimento, perché per il resto è crudele, spietato, senza scrupoli, senza pietà. È veramente un vampiro crudele e perfetto, l'immagine del vampiro crudele e senza pietà. Quello che mette terrore proprio, che terrorizza l'animo degli esseri umani proprio dagli albori della civiltà praticamente, proprio quel tipo di vampiro lì. Un vampiro non bello perché effettivamente lui è anziano, poi ringiovanisce in certi momenti, però non viene mai descritto comunque come bello, però effettivamente è una figura molto affascinante e interessante. Cosa mi dispiace? Cioè, a me il libro piace, cioè, a me il libro piace veramente molto, e poi, come vi ho detto, per gli amanti dei vampiri, cioè, non potrei assolutamente lasciarvelo scappare. Però mi dispiace di una cosa, sia appunto questa cosa che il vampiro lo vediamo dialogare effettivamente ed agire soltanto nella parte iniziale e nella parte in cui aggredisce Mina, e poi il fatto che secondo me il finale è un po' troppo affrettato. Secondo me il libro è bello, però ha una sorta di calare. Per quanto riguarda il mio gradimento personale, non voglio dire in generale perché penso che dipenda anche dai gusti, però per quanto riguarda il mio gradimento personale, secondo me scema il libro, nel senso che all'inizio è stupendo, è bello, 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 poi a un certo punto comincia a calare secondo me, e comincia a calare secondo me quando loro cercano proprio di catturare il vampiro. Perché, non lo so, ci sono tantissime pagine dove ripetono le stesse cose, tipo che Dio sia con noi, noi dobbiamo fare questo per l'umanità e con l'aiuto di Dio, speriamo che vada tutto bene, il vampiro è intelligente ma ha la mente di un bambino, noi possiamo farcela, vabbè, ci sono pagine, pagine e pagine dove vengono ripetute tutte queste cose. Ed effettivamente è un po' noioso e perde secondo me rispetto all'inizio o rispetto a quando il vampiro seduce e prende Lucy, l'amica di Mina, che quelle là sono parti che mi piacciono molto, oppure anche le parti che riguardano
il pover'uomo nella casa di cura che viene usato dal conte, vabbè, chi ha letto il libro mi capisce. E, però ecco, la parte dove loro cercano proprio di catturare il conte, cioè che vanno proprio, prendono la nave, vanno, girano per la città per andare a prendere le casse del conte, casse contenenti di terra dove effettivamente lui usa per poter vivere in diversi luoghi rispetto al Castel Dracula. Sono parti che secondo me si ripetono sempre un po' le solite frasi e secondo me è un pochino noioso, come vi ho detto che si parla sempre di Dio, che Dio ci aiuti, eccetera, eccetera, insomma, un po' mi annoia. E la parte finale, perché la parte finale ci avrei voluto vedere un colpo di scena da parte del conte, uno scontro, come vi ho detto, un dialogo figo da parte del conte. Invece, lui, cioè, aprono la cassa dove lui sta, lui apre gli occhi, sorride malizioso perché pensa che sta per sconfiggerli tutti, invece, spam, lo colpiscono e in 3 secondi diventa cenere, cioè è morto. E praticamente. Questa cosa non, cioè non l'ho apprezzata, avrei voluto un po' più dignità per questo personaggio che è il vampiro, cioè proprio il protagonista del libro, e avrei voluto un finale meno affrettato, perché effettivamente è anche affrettato, a mio parere, e un finale in cui si dava un po' più spazio al conte con altri dialoghi o comunque con colpi di scena un po' più interessanti. Invece secondo me il libro dall'inizio alla fine tende, è bello, ripeto, a me il libro piace tantissimo, è un romanzo stupendo, però secondo me tende a scemare e la fine è affrettata e il conte secondo me perde un po' di dignità, muore così praticamente. E niente, questa era la mia recensione, nonostante queste alcune critiche che ho fatto, non vi voglio dare l'impressione che il libro non mi sia piaciuto, anzi, cioè io l'ho letto, è la seconda volta che lo leggo, Dracula di Bram Stoker. È un classico, merita la lettura, è scritto davvero benissimo e ha proprio le atmosfere giuste da brivido, inquietanti, tipo per Halloween, cioè ha proprio delle atmosfere giuste per il libro che è veramente un bel romanzo e io lo consiglio, un consiglio, però effettivamente per quanto mi riguarda il mio gusto aveva queste critiche, insomma mi sono sentita di dirle. Mi rivedrò a giorni anche il film, non ne farò una recensione, avrei voluto vederlo prima, però in realtà mi andava di fare la recensione subito del libro e quindi lo vedrò successivamente il film. Non so se vi ricordate qualche anno fa è uscito Dracula Untold, che praticamente parlava di Dracula prima che diventasse un vampiro, è un film che doveva avere un seguito, poi non è stato più fatto, ma voi ne sapete qualcosa? Forse non è piaciuto a tutti, ma effettivamente a me era un film che era piaciuto, vabbè, quando si tratta di vampiri veri a me piace di solito. E nulla, spero che abbiate letto questo libro, fatemelo sapere se lo avete letto, se la pensate come me o la pensate diversamente e parliamone, sono veramente molto curiosa di sapere anche la vostra opinione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la mitica campanellina per non perdervi proprio niente di quello che carico. Vi ricordo di andare a firmare la petizione, una petizione molto importante che riguarda i libri, ve la lascio qui nel box informazioni, ho fatto anche un video che ve lo lascio qui, così potete vedere di cosa si tratta. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Se hai voglia di supportare il canale, puoi offrirmi un caffè simbolico usando il sito Ko-fi. Vi lascio comodamente il link in descrizione. Il ricavato verrà usato esclusivamente per comprare libri con cui arricchire il canale, con haul, recensioni e molto altro. Ovviamente vi lovo che lo facciate o meno.